Sì, il microfono lo... Ma loro mi hanno sentito. Come andiamo col microfono? Alla mia sinistra, Alessandra Lanza, buonasera. 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 Questo è per me... No, è per il signore, adesso lo vediamo. Bene. Grazie. Vediamo se riusciamo. Niente? Posso parlare solo a beneficio delle prime due file, se volete. Il mio funziona, se vuoi me lo presto. Eccolo, ecco, grazie. No, beh, mi allontano. Alessandra Lanza, partner di Prometeia. La prima domanda riguarda i trend di cambiamento dello scenario internazionale. Lei ci dia una panoramica, ne abbiamo evocati questi insomma, mercati internazionali, ci dia un'analisi sua, per favore. Sì, molto è già stato detto in apertura, io magari chioso su alcuni concetti. Sicuramente il mondo... Mi sentite meglio? No? I microfoni sono un po'... Se volete do il gelato alla dottoressa Lanza, così miglioriamo. Proviamo così? Bene, ok. Bene. Il primo trend fondamentale è il ribilanciamento di reddito tra paesi avanzati e paesi emergenti. Questo è un trend che viene da lontano. Oggi i paesi emergenti, sia in termini di consumo sia in termini di produzione, giocano un ruolo fondamentale nell'economia mondiale. E le nostre imprese hanno imparato a guardare lontano, quindi i chilometri percorsi dalle nostre imprese per andare a prendersi i propri clienti in giro per il mondo passano dai circa 800 chilometri degli anni 90, che è più o meno la distanza tra l'Italia e l'Europa continentale, ai più di 8.000 chilometri percorsi oggi per arrivare in Asia. Quindi primo grande cambiamento, si ribilanciano i centri di potere intorno al mondo. Questo ribilanciamento porta con sé un ribilanciamento geopolitico importantissimo e questo è uno dei rischi dello scenario a venire, perché implica un ribilanciamento di potere tra paesi avanzati e alleanze tattiche nel mondo emergente che cambiano connotati e geografia a seconda delle convenienze. Penso per esempio agli accordi sulle materie prime tra Russia e Cina. Ora, avere uno scacchiere geopolitico sempre più complicato, pensate a tutto quello che sta succedendo nel mondo arabo, implicherà una geografia del commercio mondiale che può cambiare anche repentinamente e questo per le nostre imprese significa non rinunciare alla sfida della globalizzazione che è l'unica via percorribile, ma farlo coprendosi dai rischi e riscoprendo i rischi che erano tipici degli anni 90, che gli anni 2000 in un mondo inondato di liquidità ci hanno fatto dimenticare. Gli strumenti ce li abbiamo. Il ministro Calenda probabilmente ve li ricorderà e li ricorda sempre, è il momento di pensare a un mondo complicato, con cicli più brevi, più profondi, enorme volatilità e riassetto geopolitico che è tutt'altro che scontato. Ultimo cambiamento, di cui parlo poco perché è stato toccato molto, è il ciclo dell'innovazione. Si è detto non si può fare a meno di innovare. Se noi guardiamo quanto durano i cicli dell'innovazione dalla rivoluzione industriale a oggi, partiamo da cicli che duravano circa 60 anni. Quindi le imprese avevano tutto il tempo di adeguarsi a cicli oggi che ne durano nemmeno due. E quindi il futuro è già oggi, non c'è più il tempo di adeguarsi e innovare è imprescindibile. Se guardiamo agli investimenti delle imprese italiane, tuttavia, sono stati largamente insufficienti a creare innovazione e non lo sono stati soltanto nel periodo della crisi, che sarebbe normale, sì. Ma lo sono stati soprattutto in passato, cioè quando noi confrontiamo il decennio, quindicennio precedente, Italia e Germania,
In realtà l'Italia ha investito più della Germania, ma ha investito molto in strumenti inoperosi, ha investito molto in immobili, molto poco in tecnologia. Quella distanza oggi è cruciale, ci sono imprese che l'hanno coperta rapidissimamente, che anzi sono andate avanti, e sono le imprese che pur negli anni della crisi, e non c'è distinzione, concordo molto, tra piccole, grandi e medie, sono le imprese che pur negli anni della crisi, lo ripeto, hanno avuto redditività superiore al 10%. Non sono mica poche, sono il 25% delle imprese italiane, sono tante. Ma a fronte di questo 25% che corre come gazzelle, abbiamo un circa 15-18% di imprese che escono dal mercato. Quali sono le due discriminanti? Innovare e esportare. Bene, molto chiaro. Io poi avrei voluto riprendermi anche il Presidente Babban, perché lei prima ha detto, tra le altre cose, che c'è un elemento quasi di contabilità per la quale non ci si rende conto dell'innovazione fatta dalle imprese italiane, mentre invece mi sembra che parte dei Prometei dice: ragazzi, ci sono anche dei dati molto economici per i quali avete investito poco. Mi corregga se sbaglio, è una sintesi che si può fare questa? È una sintesi che si può fare, sì. Io tendo, sì, a semplificare, cosa che non fa Luca, perché conoscete bene, è serio e approfondito. Ci dai una mano a capire la congiuntura di quello che ci ha detto sull'internazionalizzazione in questo momento proprio, quello che ci riguarda è ora, penso, no? Volentieri, se è possibile far vedere qualche slide che ho preparato. A quest'ora del pomeriggio è ancora possibile? Sì. Verso le 5:30 non più. Allora, abbiamo titolato Il buon vento, le riforme e una bussola per le imprese. Allora, prima slide l'abbiamo chiamata così. Vediamo un po' se funziona questo. No. Me la manda avanti qualcun altro, grazie. Oh, l'Italia ha vinto alla lotteria. Qui abbiamo sintetizzato fondamentalmente le cose che ha già illustrato prima Alberto Babban nel suo bel intervento, e cioè ci sono una serie di fattori esterni che li elenchiamo: cambio dell'euro, prezzo del petrolio dimezzato, tassi di interesse robustamente discesi e la cui riduzione adesso si sta trasferendo dagli titoli di Stato ai prestiti alle famiglie, alle imprese, accelerazione del commercio mondiale. Tutti questi fattori nell'insieme danno una spinta potente all'economia italiana. Al CSC l'abbiamo quantificata in 2,1 punti percentuali quest'anno e 2,5 l'anno prossimo. In questa tabella facciamo vedere come si scompongono queste spinte, da dove vengono, quali sono le ipotesi sottostanti, quanta parte di queste spinte è già incorporata nelle nostre previsioni, che rimangono quelle già diffuse a dicembre, un più 0,5% quest'anno e più 1,1% l'anno prossimo. Però c'è anche appunto un ampio margine di miglioramento, nel senso che c'è un'ampia fetta che non è stata incorporata in queste stime. E gli effetti di questa, diciamo, vittoria alla lotteria... No, scusami, io sono elementare, perché sì, c'è la differenza tra 2,1 e 1,2 e rispetto alle stime fatte da voi del Centro Studi? Vuol dire che nelle nostre stime avevamo già incorporato un 1,2 di queste spinte. Quindi devi aumentarle 0,9, cioè stiamo aumentando... Può aumentare dello 0,9. Scusami, ma... Può aumentare di un ulteriore 0,9. Hai visto i dati del primo trimestre, ovviamente, meglio di me? Li abbiamo diffusi noi l'altro ieri, quindi più o meno, diciamo, li ho visti. E come me li... Beh, quello è solo il primo trimestre, dopodiché vai a accumulare e accelerare, questo è il discorso. Quindi sono convinto, se mi lasciavi finire, sì, sono convinto che il primo trimestre andrà ancora meglio di quello 0,2, perché penso che in quello 0,2 abbiamo un dato molto negativo di produzione industriale a gennaio. Tutti i dati di gennaio sono brutti, oggi è uscito il fatturato, pure questo in forte calo. C'è un problema di calendario, due giornate che sono finite dentro ponti festivi. Non ti interrompo più, per carità, vai. No, scherzo, dai. Dicevo, gli effetti di questa vittoria, di questa manna dal cielo, cominciano a vedersi nella fiducia, nel fatturato, negli ordini, nei mutui ipotecari, nelle compravendite, nell'indice di borsa che tende generalmente a anticipare le svolte del ciclo. Quindi ci sono una serie di indicatori che vanno meglio e sono fiducioso del fatto che andranno ancora meglio, nel senso che avremo sorprese positive nei prossimi mesi. E devo dire che possiamo permetterci di spendere questa vincita, perché siamo comunque sempre la seconda
potenze industriali d'Europa e abbiamo fatto notevoli sacrifici e sforzi della finanza pubblica. Certo, Draghi ieri ci ha rimproverato, ha detto che l'abbiamo fatto soprattutto tagliando investimenti e aumentando le imposte, ma comunque le abbiamo fatte. E se facciamo un confronto con la Grecia, vediamo che appunto possiamo permetterci di ripartire a differenza di loro. D'altra parte però, se facciamo un altro confronto con la Spagna, e qui tornerò dopo, vediamo che c'è grossa differenza. Allora, possiamo quindi sederci, in un certo qual modo rilassarci, dire che tutto è a posto, che il futuro è sorridente e ci appartiene? Ecco, no, non possiamo farlo. E questo per fondamentalmente tre ragioni che hanno a che fare con la prudenza nel valutare questa spinta. Parte sono state già anticipate benissimo da Alberto Baban. La prima ragione è che non siamo affatto guariti dalla malattia della lenta crescita, di cui soffrivamo prima della crescita. Avevamo fatto un grafico sul PIL pro capita, ma mi sembra di capire che le slide... Vediamolo, eccolo. Sei il pro capita, vedo là davanti, però tu vedi meglio di me. Non ci sono qui, ecco, perfetto. Ok. Sono gli stessi numeri che ha menzionato Babano, penso che vederli in un grafico fa più impressione. Sì, lo capiamo. Questo esattamente, siamo andati terribilmente indietro, andavamo indietro sia prima della crisi, dicevamo che eravamo malati prima della crisi, eravamo in crisi prima della crisi, nel resto dell'Eurozona il PIL pro capite era aumentato del 23% in quel periodo, a noi del 13%, e siamo andati peggio durante la crisi, dove da noi il PIL pro capite è sceso del 12%, nel resto dell'Eurozona dell'1%. Quindi il confronto con la Spagna di nuovo è emblematico. La Spagna prima della crisi cresceva del 3,9% all'anno, noi dell'1,5%. Nel 2009 tutti davano la Spagna per finita, per spacciata, anche diciamo alcuni nostri governanti e i loro consiglieri. E dopodiché la Spagna 3 anni fa ha fatto riforme radicali, oggi viaggia al 2% all'anno, noi viaggiamo a meno 0,5%, se pigliamo l'ultimo dato dell'anno scorso. Quindi dobbiamo lavorare molto da questo punto di vista. La seconda ragione per cui non dobbiamo rilassarci è che questa diciamo, vincita è una tantum ed è comune a tutte le nazioni. Che cosa significa questo? Che una tantum perché non possiamo mica pensare che ogni anno dimezziamo il prezzo del petrolio o ogni anno svalutiamo il cambio di questa entità o ogni anno abbiamo un taglio dei tassi di interesse di questa misura. Quindi i benefici sulla crescita tendono a esaurirsi e torniamo, l'ha detto di nuovo benissimo Baban nella sua premessa e nella sua introduzione, torniamo alla velocità che possiamo esprimere, al motore che abbiamo, ai cavalli che può esprimere questo motore, cioè la crescita potenziale. E in secondo luogo questa vincita è comune a tutti i paesi dell'area dell'euro. Siamo in una repubblica marinara, la Serenissima, che dominava le rotte dell'Adriatico verso l'Oriente, e usiamo una metafora marinara, è come un vento questa vincita sostanzialmente, che soffia per tutte le barche dalla stessa direzione con la stessa forza. La velocità delle barche però dipende dal disegno dello scafo, dalla velatura, dalla capacità del timoniere, e io temo che nei prossimi trimestri vedremo allargarsi la performance, la differenziale di performance fra noi ed altri paesi più dinamici, come per cioè, esempio... allargarsi in negativo per noi, cioè si allarga... Certamente, gli altri andranno più veloci di quello che andiamo noi. La terza ragione è che questa diciamo, vincita è un'opportunità. Perché? Perché normalmente le riforme hanno un costo economico, oltre che avere un costo politico. Tu trasferisci potere d'acquisto, rendita, da alcuni pochi soggetti alla collettività. Quei pochi soggetti la prima reazione che hanno è di, come ha detto Baban, chiudersi a riccio, non spendere. E il primo effetto economico è negativo. Si crea oltretutto incertezza, prima che hai capito bene da che parte si muoverà il paese. La collettività che riceve questi benefici lo ha in modo molto più diluito e quindi ritarda l'avvio. Allora, questi costi tendono a far frenare le riforme e a far frenare l'economia in generale. Avere una spinta da fuori così potente invece ci aiuta a fare le riforme, quindi è importante per questa ragione non rilassarsi. Ti voglio chiedere due cose velocissime. Certo. Ma non pensi che per un paese energivoro come il nostro, comunque dominato dal petrolio, è un paese in cui le imprese avevano uno spread rispetto per esempio a Germania e anche a Francia, due almeno di quei fattori che tu hai messo all'interno di quella tabella ci avvantaggino più degli altri? È come avere una velatura un po' più larga
in questo momento? Lo chiedo perché ci hanno sempre spiegato che l'energia elettrica era un tema, visto che noi abbiamo fatto quella scelta sciagurata sul nucleare, e la stessa antica cosa è lo spread di tassi di interesse. Guarda, sul primo aspetto non ti posso dar ragione, per il semplice motivo che è vero che noi molto dipendiamo da energia, carbone, petrolio, quindi da energia importata, gas e così via, rispetto ad altri paesi che hanno fonti diverse e più diversificate, ma l'intensità energetica, l'intensità petrolifera sul PIL nel nostro paese è più bassa. Siamo stati più bravi nel corso del tempo a fare risparmio energetico, quindi questo non è vero. Anche se, ripeto, per la sola bolletta petrolifera noi risparmiamo a prezzo di petrolio $45, sono 24 miliardi di euro l'anno. Quindi è, come dire, una manovra espansiva enorme. Per quanto riguarda i tassi, sì, hai ragione, nel senso che è sicuramente vero che la riduzione dei tassi riguarda soprattutto noi, più che la Germania in questo momento, e quindi c'è una riduzione di spread, l'hai detto bene. C'è anche però purtroppo, diciamo, una differente salute dei sistemi bancari, quindi il loro credit crunch non c'è quasi mai stato da loro, mentre da noi ancora è, c'è, anche se comincia a allentarsi. Bene, grazie. Alessandra Lanza, cosa dovrebbe fare secondo lei anche la parte pubblica, la parte più politica, e l'altro lato della medaglia? Lei ci ha spiegato gli investimenti, vediamo di capire invece la parte pubblica, politica, che cosa dovrebbe fare. Allora, io credo che molto si stia già facendo, certamente sono state messe in piedi misure che non vedevamo da molto tempo e che sicuramente stanno avendo degli effetti anche sulla riorganizzazione del nostro sistema industriale. Voglio però dire molto chiaramente, forse impopolarmente, anche una cosa. Il nostro paese non ha da molto tempo più messo la politica industriale al centro, e per politica industriale intendo una politica industriale nuova, non le politiche industriali di vecchia memoria con finanziamenti a pioggia. Io non ho mai ben capito poi dietro quell'etichetta che cosa, adesso stava per dirmelo sicuramente, però glielo specificherei, perché io allora, quando parlo di politica industriale c'è una paura. Industriale è qualunque, nelle accezioni nuove e anche degli altri paesi, qualunque misura aiuti le imprese, quindi nella mia testa la politica per l'internazionalizzazione molto perseguita è una politica industriale. È sufficiente? No. Se guardiamo il peso della manifattura dal 2009 al 2013, in Italia scende di 0,4 di punto, in Germania sale di 2,3 punti, negli Stati Uniti sale di 0,3 di punto. Attenzione, gli Stati Uniti che avevano già fatto un passaggio di deindustrializzazione e che hanno servizi molto forti. Che cosa fanno gli Stati Uniti per rimettere la manifattura al centro? Fanno politica energetica, anche quella è politica industriale, salvano le industrie strategiche e soprattutto dicono molto chiaramente che rimettono la manifattura al centro. Perché rimettono la manifattura al centro? Perché nel 2008 imparano una lezione amarissima, e cioè che puntare tutto sui servizi e sulla finanza ha un effetto bolla molto più rapido e devastante di quello che può avere una crisi industriale. Qual è la vera forza della crescita economica italiana? La manifattura. In questo paese senza manifattura non c'è crescita. Non è un paese che cresce. Sui servizi. I servizi in questo paese stanno in piedi perché c'è l'industria, ma non si autososterrebbero come nel mondo anglosassone. Allora, io voglio lanciare una sfida di politica industriale. L'Italia ha le caratteristiche per presentarsi come hub manifatturiero europeo. Io vorrei vedere una politica industriale in questo paese che abbia il coraggio di dire: venite a produrre qui. Qui perché abbiamo le migliori competenze. Qui perché sappiamo fare cose belle, ben fatte, perché siamo scuole di design riconosciute nel mondo, perché puntiamo sulla qualità. Qui
perché riusciamo a garantire la qualità. Questo è tutto vero dal punto di vista industriale, manca, e lo diceva bene Baban prima, mancano le condizioni di sistema. La certezza del diritto è imprescindibile, i tempi della certezza del diritto sono imprescindibili. L'avere una politica attiva che abbia il coraggio di dire io quell'industria lì, all'interno della cornice europea ovviamente, la ritengo strategica, ed è strategica perché fa spillover su tutto il resto dell'economia. Non possiamo perdere la grande industria che fa trasferimento tecnologico, ne abbiamo bruciata troppa. Allora, se c'è un messaggio che vorrei lasciarvi stasera è che bisogna avere il coraggio di dire il futuro di questo paese si gioca sul futuro industriale, il futuro industriale si gioca nell'attrazione di investimenti e di talenti, perché dopo la Germania siamo l'unico grande paese manifatturiero in Europa. Grazie. Luca, l'ultima domanda riguarda proprio, insomma, la domanda inevitabile. Secondo te qual è la situazione dello stato dell'arte dell'industria manifatturiera in Italia e che cosa si sta facendo? Cioè, ha detto che questo è il punto centrale, come si stanno internazionalizzando, quanto stanno pesando in questo paese oggi? Guarda, in parte ti ha già risposto Alessandra Lanza dicendo appunto che questa è l'unica nazione industrializzata in Europa che mantiene tutte le filiere produttive, che ha mantenuto e difeso tutte le filiere produttive. Non è un caso che in tutti questi anni abbiamo osservato processi di acquisizione di imprese italiane da parte di imprese francesi o tedesche, e abbiamo assistito anche a rafforzamento dei legami commerciali proprio nei prodotti manifatturieri fra Italia e altre nazioni industriali. Però è certo che se guardo quest'altro grafico che abbiamo preparato, vediamo un po' se riusciamo a metterlo, ecco. Questo fa abbastanza impressione, insomma, no? Nel senso che nel mondo la linea blu, la produzione industriale, è cresciuta di circa il 41% tra il 2000 e il 2014, da noi è scesa di circa il 26%. Durante la crisi c'è stato il grosso del nostro tracollo, però anche prima noi stagnavamo mentre nel resto del mondo si aumentava in modo molto rapido. Questo significa non puntare sulle imprese, non puntare sulle industrie. È fisiologico quel più 26 meno 0,4? Sto parlando pre-crisi, o anche quello non era fisiologico? No, anche quello non era fisiologico. Anche quello non è fisiologico, non si può arretrare neanche di uno 0,4. No, era un mondo che cresceva, quindi diciamo, ma magari poi assolutamente, siamo d'accordo, nessuno pretendeva di crescere come la Cina al 26%, e quindi arrivare nemmeno alla media del 26% mondiale, ma almeno un 3% all'anno, e quindi sono 7 anni fare un 20% si poteva mettere tranquillamente a segno. Se diciamo il paese fosse un paese per l'industria, se fosse un paese per l'impresa, se capisse l'importanza del settore manifatturiero. L'altro giorno siamo andati, io e alcuni colleghi del Centro Studi Confindustria, a incontrare i colleghi dell'Istituto per l'economia tedesca, che è il braccio scientifico, come se fosse il centro studi della Confindustria tedesca e dell'associazione degli imprenditori tedeschi. Ecco, lì ci hanno spiegato bene che in Germania questa idea di abbandonare l'industria, dedicarsi a qualcosa di diverso, non è mai accaduto, non c'è mai stato, nessuno ha mai immaginato che si potesse essere un'economia senza manifattura, cosa che invece il nostro paese l'ha fatto da molti punti di vista, l'ha fatto dal punto di vista della scolarizzazione, tipo di istruzione, l'ha fatto dal punto di vista culturale, si è passati dalla cultura contadina a quella della fabbrica, e poi abbandoniamo la fabbrica perché è brutta, sporca, ci fa far fatica e andiamo tutti a fare gli impiegati. Questo è stato il salto culturale. E non è un caso se oggi abbiamo fondamentalmente poche grandi imprese, perché le poche grandi imprese di fronte a questa situazione faticavano, non riuscivano a resistere. Viceversa abbiamo tante piccole imprese e tante medie imprese cresciute dentro i distretti industriali, perché fuori dalle grandi metropoli, dove la contestazione alla grande impresa era particolarmente potente, riuscivi a svilupparti e a crescere. Ora, Alessandra prima ha parlato di politica industriale in molti modi, ha parlato in realtà un po' di politica per le imprese, quindi
riforma del diritto, riforma della pubblica amministrazione, riforma dell'istruzione e così via, però ha detto anche una cosa importante che riguarda la politica industriale in senso stretto. Gli altri paesi stanno usando questo strumento esattamente come si usa la politica di bilancio, come si usa la politica monetaria. Nel nostro paese era diventata tabù parlare di politica industriale, un po' devo dire anche in casa nostra, anche un po' in Confindustria, perché alla fine sembrava che se fai politica industriale preferisci un settore piuttosto che un altro, un imprenditore piuttosto che un altro. Ecco, la politica industriale, come la vedo io, ed è quello che stanno facendo gli altri paesi in realtà, non è tanto di puntare su un'impresa, ma indicare quali sono le grandi traiettorie globali e cercare di incentivare quelle. La scienza della vita e lo studio del cervello, l'aerospaziale, le nuove tecnologie informatiche e microelettroniche, l'economia verde piuttosto che il trasporto sostenibile. Giusto per menzionare qualcuno, l'elenco c'è anche un po' più lungo, ma non tanto più lungo, e tu vedi che in tutte le nazioni più o meno sono quelli le traiettorie. E dopodiché l'altra cosa che fanno è: sì, ma noi abbiamo già dei territori che sono vocati per questa o per quella tecnologia, non è che mi devo inventare nulla di nuovo, e quindi specializzo dei territori, investo in quei territori. In Germania si chiamano Spitzencluster, in Gran Bretagna si chiamano Catapults, in Francia si chiamano Pôle de Competitivité, però il senso è lo stesso. A questo punto di vista noi dobbiamo fare molto ancora, veramente molto, e credo dobbiamo veramente credere nell'impresa, nel manifatturiero e nell'imprenditoria in generale. Non a caso l'anno prossimo dedicheremo il biennale del Centro Studi Confindustria alla cultura dell'industria e alla cultura imprenditoriale, perché credo che questo sia fondamentale, riportare al centro del paese il ragionamento su questi aspetti. Abbiamo titolato questo nostro incontro uno scenario incerto con grandi opportunità. Tre anni fa, lo scenario era certamente incerto. Sì. Le grandi opportunità le avreste viste prima Polazzi e poi lei. Molto semplice e molto banale, perché questo però è il titolo di questo incontro, almeno il lato positivo. Vai Luca. Benissimo, sì. C'erano, abbiamo dedicato alcuni approfondimenti di Centro Studi Confindustria nel pieno della crisi. Uno alle nuove tecnologie, tecnologie che sono trasversali, sono appunto quelle che ho citato prima, la microelettronica, la nanoelettronica, i nuovi materiali e quant'altro, per far vedere agli imprenditori, al paese, che c'era dove puntare. L'altra cosa che abbiamo fatto è, lo chiamiamo esportare la dolce vita, cioè diciamo in generale il fatto che nel resto del mondo c'è la crescita enorme, l'ha detto Alessandra prima, di una classe medio ricca che può permettersi di acquistare italiano e vuole acquistare italiano. E questo per dare due indicazioni. Abbiamo dedicato poi un approfondimento all'ICT, dove noi siamo stati molto in ritardo, e devo dire che osservando alcuni dati che ci hanno fatto vedere i colleghi tedeschi l'altro giorno, l'Italia nell'utilizzo per esempio della banda larga negli ultimi 5 anni ha fatto un grande salto, però utilizzo della banda larga vuol dire le imprese che lo utilizzano, come riescono a utilizzarlo non avendo una fibra ottica esatto. È un mistero ecco. L'altra cosa che vorrei sottolineare è questo, sono i macro fattori, ma ci sono grandi opportunità per le singole imprese. Confindustria ha varato nell'autunno del 2009 un progetto che si chiamava Focus Group, per andare a individuare quali fossero le strategie di successo delle imprese che andavano bene prima della crisi e durante la crisi, con l'idea di diffondere queste best practices al sistema associativo. Questo esperimento è diventato oggi, grazie a questa presidenza, il laboratorio di studi dell'impresa per dialogare con le imprese e continuare a capire il loro cambiamento e cercare di aiutare le altre imprese a emulare quelle che vanno bene. Un ultimo grafico vorrei far vedere, se possibile, è che questo. Questo qui ti fa capire gli spazi di miglioramento che ci sono a livelli di singole imprese. Questo grafico ti dice la crocetta sono il 10% delle imprese in ciascun settore che va bene e il trattino è il 25% di imprese nel stesso settore che va male. Guarda il gap di performance, quello è lo stesso fatturato, sempre fatturato, nello stesso settore, nello stesso periodo.
Il gap può essere anche del 55%, e lì non ha a che fare né con il settore di appartenenza, che sono gli stessi, né con il territorio dove ha sede l'impresa, né con la dimensione dell'impresa, ha a che fare con il tessuto imprenditoriale, con la capacità dell'imprenditore di mettersi in gioco. E questo è un aspetto, credo, importante. Il fatto di oggi avere qui tanti imprenditori a seguire un convegno che è dedicato a loro in questi termini, come ha detto Babana all'inizio, puntando su innovazione, internazionalizzazione, finanza e soprattutto talenti, credo sia un fatto importante, perché credo che gli imprenditori italiani abbiano voglia di cambiare, voglia di innovare, voglia di imparare, altrimenti penso che non si divertano nemmeno a fare il loro lavoro. Certo. Un'ultima due battute, le opportunità c'erano già 2-3 anni fa in realtà? Le opportunità c'erano, sintetizzo perché Luca ha già detto molto, quello che cambia oggi rispetto a 2-3 anni fa, 2-3 anni fa c'erano molte opportunità sui mercati emergenti. Sì. Oggi io le opportunità le vedo di più sui mercati maturi, in particolare negli Stati Uniti, quindi il safe bet quest'anno sicuramente sono gli Stati Uniti, dove si fanno due cose. Si esporta perché crescono molto e si impara perché sono la migliore palestra al mondo per crescere. Seconda opportunità particolarmente importante per questa platea sono le tecnologie 3D. Le tecnologie 3D sono finalmente la prima tecnologia adatta a piccole e medie imprese, che fa superare lo svantaggio della scala e che può dare, soprattutto su alcuni settori, dei risultati assai significativi. Anche per questo passa il nostro riposizionamento del manifatturiero. Perfetto, grazie Alessandra, grazie a Luca. Grazie a te. Inviterei